questa biblioteca, di questo spazio, di questo luogo è dedicato a Gelsomina Verde. E credo che questo sia davvero un segno. La Biblioteca d'Orso, nel cuore del centro storico di Secondigliano, prende il nome dell'importante studioso della questione meridionale del XX secolo. Dopo la chiusura del 2007 per deficit strutturali, oggi è stata restituita alla città, con un intervento che ha coinvolto il Comune di Napoli con fondi propri, insieme con uno stanziamento del PON Sicurezza del Ministero dell'Interno, per un totale di quasi 1.300.000 euro. Ora 1.038 metri quadrati su tre livelli sono pronti per offrire quella che è stata definita una scelta. Soddisfare l'esigenza di cultura della collettività locale, fornire un luogo di aggregazione multifunzionale con ludoteche, sale convegni ed accessi a internet, con sportelli anti-racket e con il coinvolgimento del terzo settore, sono tutte soluzioni che nel progetto più ampio della riapertura della biblioteca significano appunto la scelta possibile della strada della legalità e della formazione, come è evidente anche dall'aver intitolato una sezione speciale a Gelsomina Verde, vittima innocente della criminalità che in questo territorio 11 anni fa veniva torturata, uccisa e data alle fiamme a 22 anni. La struttura nella quale oggi stiamo è un pugno di ferro che viene battuto violentemente sul tavolo della criminalità, perché la famiglia Verde, dopo 11 anni dall'assassinio di Gelsomina, è ancora qui sul territorio, non ha avuto paura e sta ancora qui sul territorio a praticare attività di legalità e attività sociali per dare la possibilità ai giovani di poter intraprendere una strada diversa da quella dell'illegalità. No, non è stato in vano, perché vedere dopo 11 anni intitolare in una libreria a mia sorella è una cosa spettacolare e meravigliosa. Poi all'interno, quasi nelle vicinanze del rione dei fiori, il clan che ha ammazzato mia sorella, in pratica. Ricordo che mia sorella diceva che l'unica arma di riscatto era la cultura. Perché se le persone hanno la possibilità di avere un minimo di cultura e di conoscenza, in seguito avranno anche la possibilità di poter scegliere che strada prendere. Perché solo chi sa può scegliere, ma chi non sa purtroppo deve adeguarsi a quello che la circonda. Sì, altri tagliano sulla cultura considerandolo un lusso, noi che stiamo in difficoltà economica difficile, complicata, abbiamo deciso di investire nelle biblioteche della nostra città e nei luoghi della cultura. L'abbiamo fatto negli ultimi tempi in quartieri non centrali della nostra città, San Giovanni, Bagnoli e oggi Secondigliano. Forse questo è uno dei luoghi più belli che abbiamo aperto e abbiamo liberato dall'incuria da quando sono sindaco. Un luogo che può diventare una piazza della cultura, computer, libri, ma soprattutto quello che vorranno i cittadini di Secondigliano e di tutti gli abitanti di Napoli che vorranno venire qua. E poi, consentitemelo di dire, proprio in questi giorni in cui si parla tanto di vittime innocenti, di camorra, della paranza dei bambini, dei giovani, un ricordo per Gelsomina Verde, e quindi i libri e coloro che passeranno di qua non potranno mai dimenticare il sacrificio di una giovane donna napoletana. E quindi questa è la Napoli sulla quale puntiamo per ricostruire un tessuto che non sia mai più infestato da organizzazioni criminali.